Ingranaggi? Oh, è davvero lei! Cotsworth, cos'è successo al mondo? Al mondo, signore? Beh, a
parte i nostri gerani che sono ancora l'invidia di Sanctuary Hills, temo che qui sia stata una vera noia. Ma le cose torneranno ad essere molto più interessanti con lei e la signora. A proposito, dov'è la sua dolce metà? Sono venuti al Vault. Magari li hai visti. Armati, con strani vestiti. Soltanto il figlio della signora Rosa, che correva in giro con il suo costume di Halloween una settimana fa. Quella donna ha un bel coraggio a lasciare libero il figlio. Non come in questa famiglia, signore. Lei e la signora siete sempre stati una coppia davvero responsabile. A proposito, dov'è? L'hanno uccisa. Signore, queste cose che mi dice, queste terribili cose, io ritengo che le serva una distrazione. Sì, una distrazione per calmarsi. Oh, è da anni che non facciamo una bella attività di famiglia. Scacchi, o magari la sciarada. John adora quel gioco. Il piccolo è con lei. È sparito, cazzo. Qualcuno l'ha preso. Hanno rapito mio figlio. È peggio di quanto pensassi. Soffre di paranoia da fame. Non mangiare correttamente per 200 anni può portare a questo, temo. 200 anni? Cosa? Stai dicendo che... In effetti un po' più di 210, signore. Più o meno, considerata la rotazione della Terra e alcuni piccoli problemi con il mio vecchio cronometro. Ciò significa che è in ritardo per la cena di 2 secoli. Forse potrei prepararle uno spuntino. Deve essere terribilmente affamato. Codsworth, ti comporti in modo un po' strano, che c'è? Io... Oh, signore, è stato terribile. 2 secoli senza nessuno con cui parlare. Nessuno da servire. Ho trascorso i primi 10 anni a cercare di mantenere incerati i pavimenti, ma nulla salva il legno vinilico dalle particelle nucleari. Nulla. E non le dico la futilità di spolverare una casa crollata. E la macchina, come si può lucidare la ruggine? Che cosa sai, Codsworth? Temo di non sapere nulla, signore. Quando sono cadute le bombe siete scappati tutti in fretta. Ero sicuro che lei e la sua famiglia foste morti. Ho trovato questo olonastro. Credo che la signora volesse regalarglielo. Una sorpresa. Ma poi... Beh, è accaduto tutto. Un olonastro? Cosa contiene? Credo che sia un messaggio privato per lei. I miei protocolli di etichetta non mi hanno permesso di ascoltarlo. Qualsiasi lettore di olonastri dovrebbe riuscire a riprodurlo. Oh, come quel B-boy che ha al braccio. Dovrebbe funzionare. Ora basta deprimermi. Vogliamo cercare insieme nel quartiere? Potremmo trovare la signora e il piccolo Sean. Hai visto qualcosa di pericoloso? Oh, il solito, signore. Cani e mosche fastidiose. Devo indagare? D'accordo. Fammi strada. Lieto di servirla, signore. E su, trovato! Andiamo!
Codsworth. La signora e il piccolo Sean non sono qui. Forza, Codsworth. Mi serve il tuo aiuto. Dove posso andare? Dovrebbe recarsi in città. Concord non è lontana, ma la gente lì non è educata come me. C'è ancora qualcuno a Concord? Sì, anche se sono un po' malmessi. Ricorda la strada? Devi attraversare il ponticello a sud, fuori dal quartiere, e superare la stazione di Red Rocket. Io resterò qui a difendere il fronte interno. Ops. No, non toccare. Ecco fatto. Prova a parlare. Sì, proprio qui. Dai, forza. Bravo. Ciao tesoro. Ascolta, non serve che io e Sean ti diciamo che sei il papà più bravo del mondo. Ma lo facciamo lo stesso. Sei gentile, affettuoso e simpaticissimo. Ah, proprio così. E paziente, molto paziente. Hai la pazienza di un santo, come diceva mia madre. Stare tutti insieme, Sean, è stato un anno fantastico. Però sono convinta che il meglio debba ancora arrivare. Ci saranno cambiamenti, certo, grandi e piccoli. Tu tornerai a lavorare da bravo cittadino, mentre io dovrò rispolverare la mia laurea in legge. Ma tutto ciò che faremo, per quanto impegnativo, lo faremo per la nostra famiglia. Adesso saluto. Siete all'ascolto di Diamond City Radio e io sono Travis, per chi non lo sapesse. Right Behind You Baby è la prossima canzone. Chissà cosa avrà voluto dire Ray Smith con questo pezzo alla sua ragazza. Avrebbe dovuto preoccuparsi?
È inquietante. Ehi, bello! Che ci fai qua fuori tutto da solo? Mi sembri un tipo a posto. Ok, allora, vieni con me. Ehi! Come ti va, bello? Ehi, bello, conosci qualche trucco? Ehi! Thank you.
Ehi. Come ti va, bello? Torna a casa. Serratura resistente. Su, sulla balconata! C'è un gruppo di abitanti all'interno. I predoni hanno quasi sfondato la porta. Prendi quel boschetto laser e aiutaci, per favore! Thank you.
riuscirò a forzarla. Thank you.
farci sparare. Smetti, fammelo sparare. Resterò qua per gli altri, come da ogni. Eh? Sento un cazzo. Venendo lì! E vi scuoierò tutti quanti! Forza, non andranno da nessuna parte. Abbiamo altra merda di cui occuparci. Hai sentito? Devo fare un giretto. Ma torno cazzo, sì! Diamine, non so chi tu sia, ma hai un tempismo impeccabile. Preston Garvey, Minuteman del Commonwealth. Minuteman? Siamo forse tornati indietro nel tempo. Proteggere la gente nel giro di un minuto. Era questa l'idea. Non ci siamo. Quindi sono arruolato. Volevo fare la differenza. E l'ho fatta, ma le cose sono degenerate. Ora pare che io sia l'ultimo Minuteman rimasto. Chi sono queste persone? Soltanto gente in cerca di una nuova casa, di un nuovo inizio. Sono con loro dai tempi di Quincy. Lexington è andata bene per un po', ma poi i ghoul ci hanno scacciati. Un mese fa eravamo in 20. Ieri eravamo in 8. Ora restiamo in 5. Io, i Long, Marcy e June, e quella sul divano è Mama Murphy. E questo... Ghoul? Che cosa sono i ghoul? Oh, vedo che non sei di queste parti, eh? I ghoul sono persone contaminate. Per lo più sono come te e me. Hanno un aspetto orribile e vivono a lungo, ma sono ancora persone. Quelli di cui parlo sono diversi. Le radiazioni gli hanno fatto marcire il cervello. Sono diventati ferali. Se ti vedono ti faranno subito a pezzi. Ad ogni modo... abbiamo pensato che Concord fosse un luogo sicuro per stabilirsi. Quei predoni ci hanno smentiti. Ma... beh, abbiamo un'idea. Sarà sufficiente per fermare questi pazzi? Sturges, diglielo. Da un vertibird schiantato sul tetto. Prebellico. Forse l'hai notato. Beh,
Sembra che uno dei passeggeri abbia lasciato lì un pezzo davvero interessante. Stiamo parlando di un'armatura atomica T-45, tecnologia militare. Che cosa rende tanto speciale quell'armatura atomica? Un sistema di servomotori Westech, ecco cosa. Con quello splendore, il super diventa la norma. Sarai più forte, tenace, resistente alle radiazioni e... Indossa l'armatura e potrai recuperare il mitragliatore a canne rotanti del Vertibird. Fatto ciò, potrai spedire all'inferno quei predoni. Ci stai? E potrò usare il mitragliatore come un fucile? Non vedo perché no. Avrà un grilletto manuale. Devi solo mirare ai cattivoni e scatenargli addosso una pioggia di piombo. Ora, per quanto riguarda l'armatura, è senza energia. Probabilmente a secco da un centinaio d'anni. Può essere riattivata, ma su questo punto siamo un po' bloccati. Quindi, qual è la soluzione? Ciò che ti serve è un vecchio NDF prebellico, un nucleo di fusione standard, una batteria nucleare ad alto rendimento e lunga durata. In passato veniva usata dall'esercito e da alcune aziende. Ma non riusciamo a raggiungerla. È giù, nei sotterranei, chiusa dietro una porta di sicurezza. Ascolta, io riparo le cose, le sistemo. Violare la sicurezza non è proprio il mio forte. Tu potresti riuscirci. Cos'è che stavate cercando? Un nucleo di fusione. È una specie di grossa batteria. Tanto tempo fa la usavano qui nel museo per alimentare le esposizioni. Ce n'è una nei sotterranei, dietro una porta di sicurezza. Per aprirla dovrai forzare la serratura o violare il computer. Non può essere così difficile. Vedrò cosa posso fare. Beh, wow. Forse la fortuna comincia finalmente a sorriderci. Una volta inserito il nucleo nell'armatura atomica e recuperato il mitragliatore a canne rotanti, quei predoni capiranno di avere sbagliato preda. Buona fortuna. Sturgis. Vuoi provare? Peggio di me non puoi certo fare. Fantastico. Passa dal retro e sali sul tetto. Io li terrò impegnati da qui. Va! Sia lodato il prode conquistatore. Bingo. Signore? Tutto a posto. Anna, mi serve aiuto e ci ritroviamo un abitante del Vault. Qual è la tua storia? Io? Oh, ma è semplice. Guidare questa gente in una terra sicura e protetta. Ora, la tua storia, quella sì che è tortuosa. Oh, sì, è vero. Io... l'ho visto. Hai detto che l'hai visto? Sono le sostanze. Conferiscono le visioni alla vecchia mamma Murphy. È così da che ho memoria. Ti ascolto. Posso vedere parte di ciò che è stato e di ciò che sarà. E anche parte di ciò che è al momento. Vedo
che sta arrivando qualcosa, attirato dal rumore e dalla confusione. È furioso. Che cos'è? Mamma Murphy, dimmi di più, per favore. Vedo... Oh, è terribile! Artigli, zanne e corna! Il volto stesso della morte! È tutto quello che vedo. Tutto qui. Ora devo riposare. E tu hai qualcosa da fare. I Minutemen dovevano proteggerci. Garby l'aveva promesso. Ascolta, Sturges sarà anche grosso, ma non è bravo in combattimento. Devi farlo tu. Gettico, pizzico di psycho. Merda, l'hai fatto. Ma vieni. Tu sembrare fin troppo facile.